Raga, buongiorno e bentornati in questo nuovo magico video di GTA 5. Perché quest'oggi cercheremo di scappare da questo edificio tramite questo percorso bruttissimo. Ma non sarà finita qui, perché mentre cercheremo di salvare la pelle pioveranno dal cielo veicoli e ogni tanto Franco avrà un qualche spasmo che lo farà saltare all'indietro. Quindi prima di cominciare mi raccomando, pollicione in su, commento qua sotto. Col mento, signore, dovete scrivere con il mento qualcosa. Vediamo cosa ci salta fuori. Vi ricordo che vado in live tutti i giorni dalle 15 alle 18 su Twitch. Mi trovate il link bloccato sotto nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi, perché per le prime 20 iscrizioni avrete in omaggio un'impepata di cozze. Sembrano cose ottime, Tony. Lando, resta al tuo posto, Devo guardare ogni tanto i treni, perché sapete che i treni ogni tanto spawnano e mi fanno crashare. Vai sopra. Il kickflip, se non arriva, adesso non so con quanta possibilità possa spuntare. Non è successo nulla. Franco, vai. Cosa sto vedendo e perché sto vedendo queste cose? Ti prego, Franco, dammi una gioia. Veloce, che se arrivo al kickflip sono fregato. Vai, bravo. Devi andare piano adesso. Oddio, ma c'è il morbo di Parkinson. Ho fatto bene a fermarmi. Vai, salta. Cioè, io prendo un manichino, adesso lo butto fuori dalla finestra contro un muro. Uguale. Franco, adesso io ti dirò il mio pensiero. Anzi, non lo dico, perché poi lo devo tagliare. Che è successo? Perché si è buggato? Non è che devo andare veramente lì in cima, perché non ci va diversamente. Cioè, io comincio a avere questo pensiero. Adesso vado avanti, che sennò... Non può non riuscire a saltare là sopra. È clown sta cosa. Franco, non deludermi, fai il bravo. Vai, salta. Franco, vai, salta. Alza. Ecco chi mi porta sfiga. Scoppiate. 1, 2, 3, 4. Ci siamo quasi. Veloce, salta. Piano così. Ora ti giri. Vai, salti. Non so nemmeno io cosa diamo. Sono vivo. Vai così, Franco. Corri. Salta. Ho capito come fare. A posto. Vai, salto qua allora. E allora funziona. Vai, salta. No, controllando proprio no. Pensa a te, cadi da un palazzo. L'ultima cosa che vedi prima di morire è Lando. Voglio tipo Man in Black che mi resetta gli ultimi istanti di vita. Allora, se arrivi fino in fondo, Franca, adesso senza morire ti canto la cucaraccia senza base. Così, con calma, bravissimo. Salta. E niente cucaraccia, mi spiace. Salta. È strano, te lo concedo. Come fate ad andare avanti? Ciao, Pavel. Sembra tipo una bomba quando cade quello, guardalo. Due addirittura, Pavel, qua esageriamo. Vai. Oddio, sì, grazie. Vai, il mondo è meraviglioso. Cioè, io devo andare in questo coso per la spesa. Ma tu ti droghi. Aspetta, girati qua un attimo. Uè là, ciao zio. Come faccio ad andare lì in cima? Io, Pavel, ti voglio bene, però c'erano altri posti dove parcheggiare, te lo dico. Ciao, sono Piero Angela. Purtroppo, causa manifatture ominide, ci è toccato passare oltre. Franco, non deludermi, vai. Quasi. Vai, Franco. Aia, sono salvo. No, raga, finirà malissimo, girati qua. Non adesso il kickflip, perché? Raga, legatemi, vi prego, impazzisco, divento matto, vado nelle case di cura. Vai. Quanto amo questi atterraggi di Franco che sembra un aeroplano schiantato. Girati. Franco, ma se noi facessimo così? Vai, allora, qua c'è un tronco che sembra un tronco normalissimo, no? Vaffanculo! Aia, va bene. Grazie kickflip. Piano così, Franco, diamoci una mossa, perché se arriva il kickflip di nuovo non ce la passiamo con... Non ce la passiamo con delle grandi risate, no? Vai, Franco, sono orgoglioso di te. Veloce. Datemi fuoco. Ok. Aia, oddio. Ma è stato bellissimo. Franco, se ce la fai in sta run, ti giuro che mi metto a piangere. Salta. Fantastico. Ok, salta ancora. Aia. Sono vivo. Ma io sono incastrato in questo momento. Ma ci posso andare, ok. Che ne pensi, Franco? Vai, veloce. Ok, benissimo. Mo mi giro così che è meglio. Perfetto. Vai. Franco, cos'è sta skill che adesso tu puoi saltare senza fare quella mezza corsetta stupida? La mia vita finalmente ha un senso, grazie. C'è una fila di Yusuf qua, spero. Cioè, adesso diciamo che la parte più difficoltosa diventa appunto non il posizionamento brutto che hanno fatto delle strutture, quanto i veicoli che vogliono rompermi il cervello. Bello questo, io ho sempre desiderato fare una cosa del genere, cioè, che bello. Porco. Guarda il tuo obiettivo, è quello là, lo vedi che bello che è? Noi andiamo, prima persona, con calma, ok, e poi andiamo avanti di qua. Raga, ma c'era la forza. Chi mi ha spinto giù che andavo bene? Veloce. Volendo possiamo riuscire in questo intento molto molto macchinoso. Ok, perfetto. Piano così. Mi fermo. Mi giro di là. Come sei caruccia? Però no. Cioè, nel senso, va bene, però no. Piano, Franco, ti prego. Vai avanti così, bravissimo. Poi com'è dopo? No, perché sei bruttissima, signori. Io la quitto sta roba. Io ve la quitto con un piacere che non potete capire. Oh, sono al centro, però così. Ah, ecco. Cari signori, il gioco ha deciso che non è questo il giorno di terminare questa sfida. Di conseguenza, non crasha solo il gioco, ma crashano anche le mie palle.